Salve, siamo all'interno della 36esima festa del pane Casareccio IGP e come da tradizione uno dei momenti più importanti della festa è la realizzazione dell'infiorata di pane. L'infiorata di pane è stata realizzata per la prima volta nel 2005, dopodiché dal 2011 abbiamo delle edizioni ricorrenti anno per anno. L'idea è stata sin da subito quella di tenere insieme due delle più importanti tradizioni della nostra città, l'infiorata, che è ciò che ci rende celebri nel mondo, ma anche il pane per il quale noi deteniamo il marchio IGP. E così è nata questa meravigliosa infiorata che utilizza dei materiali diversi rispetto all'infiorata tradizionale. Infatti, come sappiamo, nell'infiorata tradizionale si usano fondamentalmente fiori e soltanto in piccola parte semi, invece qui nei quadri il materiale fondamentale a cui si fa ricorso sono i materiali per la panificazione, mentre invece dal momento che è un'infiorata di pane gli intermezzi sono floreali per mantenere la tradizione e il legame con la nostra tradizionale infiorata. Quest'anno abbiamo avuto 4 quadri e 3 intermezzi con la fattiva collaborazione delle nostre maestre e dei nostri maestri infioratori, che mi piace ricordare singolarmente. Il grande gruppo dell'Accademia dei Maestri Infioratori, che ha molto contribuito anche dando vita, come sappiamo, all'infiorata dei ragazzi. E proprio dalla fucina dell'infiorata dei ragazzi è nata una serie di nuove leve che hanno preso parte anche all'infiorata di pane di quest'anno, questa edizione. Accanto a loro ha collaborato anche il maestro Giorgio Galli. Dunque, in questi 4 quadri c'è la maestria dei nostri maestri e delle nostre maestre infioratrici, ma anche la capacità delle nuove generazioni. Quest'anno, da un punto di vista logistico, siamo stati molto aiutati dalla Proloco, che si è messa a disposizione per venire incontro ad ogni nostra esigenza, tant'è che è venuta una bella infiorata di pane che è stata realizzata nell'arco della mattinata di ieri fino alle prime ore del pomeriggio, e in un clima di perfetta collaborazione i più giovani e meno giovani hanno lavorato insieme e, come si vede, il risultato è perfetto. Tra l'altro abbiamo avuto anche degli ospiti che ci sono venuti a trovare e hanno portato alcune delle loro tradizioni legate all'arte effimera, in particolar modo Cuspini e Camaiore. Sono queste realtà che danno luogo ad arti effimere, appunto, quindi realizzano quadri tipo i nostri, non utilizzando solo e soltanto fiori ma anche altri materiali. Ciò che li accomuna a noi è che la nostra arte, come la loro, è effimera, cioè ha una durata, appunto, di un giorno e mezzo. Questa infiorata infatti è stata realizzata ieri e sarà visibile fino a oggi. Buonasera, qui siamo sulla via Italo Belardi, la via del comune, la via famosa come è riconosciuta sempre come la via dell'infiorata. Oggi, fra un paio d'ore circa più o meno, inizierà la bruschetta famosa. Abbiamo avuto anche dei record noi come la bruschetta più lunga del mondo, e quindi oggi domenica è il giorno finale di questa festa importantissima per noi, che ha avuto tante iniziative culturali e non musicali. Abbiamo avuto dei quadri con l'infiorata di pane, abbiamo avuto iniziative di cultura su zone che hanno trovato reperti archeologici, abbiamo avuto iniziative sportive. Fra un po' ci sarà la premiazione del torneo del tennis, che dopo tanti anni è tornato ad essere competitivo come c'era una volta. Insomma, la festa del pane è un insieme di iniziative e si coglie l'occasione per mettersi in mostra anche per quanto riguarda nei confronti anche dei comuni limitrofi, che in questo momento sicuramente c'è la festa dell'uva a Velletri, c'è un'altra festa all'Ariano, quindi abbiamo fatto il possibile per avere più persone presenti nelle 3 giornate della festa. Ci siamo riusciti, un risultato ottimo, un ottimo risultato. Anche gli operatori commerciali sono rimasti contenti. Quindi credo che il lavoro che abbiamo fatto come amministrazione tutta, che ha fatto un grande sforzo insieme a tutti gli uffici comunali, a tutta la giunta, consiglieri, ognuno ha dato il suo prezioso contributo, sia servito a fare delle cose positive, delle azioni positive. Salve a tutti, siamo qui a Genzano alla festa del pane, come tutti gli anni in questo periodo di settembre. Come potete ammirare dai video che poi vi offriranno i nostri registi,
È la bruschetta più lunga al mondo, viene preparata durante la mattinata con prima tutta quanta il taglio del pane, classico, Casareccio di Genzano, DOP, DOCG, con tutte quante le indicazioni geografiche. Dopodiché viene fatta questa distesa di tavolini e noi della Prologo, che siamo gli organizzatori in tutta massima spontaneità e volontariato per il bene del paese e per il bene della nostra cittadinanza, prepariamo questa distesa di pane con questa bruschettata più lunga del mondo. Come potete vedere, a fianco a noi ci sono questi bracieri. Vi posso dire, dopo questa giornata, noi la cosa più grande che desideriamo è farci una doccia completamente gelata, perché siamo intorno ai 200 gradi, quindi tra un bicchiere di vino e un goccio di birra ci divertiamo in allegria e armonia più assoluta. La cosa più bella poi è nel momento in cui il nostro sindaco attuale, Carlo Zoccolotti, darà il via per questa tradizione storica del nostro paese di Genzano, in cui distribuiremo queste bruschette alla gente, e vedere i loro sorrisi, i loro occhi contenti e gioiosi per noi è una soddisfazione immensa. Negli occhi di tanti volontari, di chi fa per il piacere, l'amore della sua comunità, per il piacere di fare, senza volere indietro niente, senza cercare una retribuzione, un like su Facebook, un commento positivo, perché è amante della sua comunità. Vittorio si è donato per tutta la sua vita e credo che sia per noi un grandissimo, è stato ed è e rimarrà un grande punto di riferimento. L'ho visto in questi giorni, in questi anni, tantissime altre persone. Spero veramente, con tutto il cuore, che ci siano tanti altri vittori grazie al lavoro che hanno fatto su questa terra, perché questo paese, la nostra regione, il nostro paese e tutto il mondo saranno luoghi migliori. Si rispetteranno di più le persone, le culture, i paesi, grazie a persone come Vittorio Vignucci. Siamo onorati di celebrarlo oggi e di celebrare tutte le persone che come lui si sono spese perché questo sia un mondo migliore. Grazie. Siete pronti per mangiare la bruschetta? Non vi sento. Riproviamo. Siamo pronti? Allora, simbolicamente, Marco Bocchini dà la prima festa alla moglie di Vittorio. E adesso, grazie ai volontari della Prologo, iniziamo la distribuzione. Grazie a tutti nuovamente di essere presenti e buon proseguimento con tutte le attività previste nelle prossime ore. Rimanete con noi. Siamo contenti, è sempre una manifestazione importante perché racchiude cultura, artistica e enogastronomica, no? Il nostro territorio a 360 gradi, e quindi è la festa di una filiera, e quindi un prodotto che si rappresenta, che è iconico, e quindi diventa una celebrazione di un prodotto che siamo abituati anche a dare per scontato, no? Apparentemente semplice, ma in realtà racchiudono tutta la complessità. È stata una settimana importante di eventi, iniziato con il festeggiamento del patrono e proseguita con un programma diciamo, molto intenso di questi giorni, appunto, che continua adesso con concerti, proiezioni di film, tante iniziative sportive e culturali, quindi presentazioni di libri, diciamo siamo